Buon pomeriggio, buon lunedì e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di trasporti con quella che è stata oramai ridefinita la guerra dei bus, perché continuano le proteste e le polemiche per la decisione della giunta di Roma di spostare il terminal bus dalla stazione Tiburtina ad Anagnina. Oggi il presidente vicario della regione Abruzzo, Giovanni Lolli, ha tenuto una conferenza stampa proprio a Roma e proprio nella stazione Tiburtina per ribadire il no alla decisione del sindaco di Roma, Virginia Raggi. Contrari anche i sindacati CGIL, CISL e UIL. Il servizio è di Alfredo Primante. Tutti uniti per dire no allo spostamento degli autobus da Tiburtina ad Anagnina. Amministratori locali, abruzzesi e laziali hanno indossato per l'occasione una spilletta d'ordinanza per mostrare la propria contrarietà alla scelta contenuta in una delibera della Giunta Capitolina che prevede una spesa di 600.000 euro per il nuovo hub. Il presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, ha definito la decisione dell'amministrazione Raggi sbagliata perché aumenta di molto il tempo di percorrenza delle decine di migliaia di persone che ogni giorno vanno e vengono fra Abruzzo e Lazio. Se la decisione non viene modificata, ha continuato Lolli, inizieremo una protesta più energica. Presenti alla manifestazione anche il presidente del gruppo capitolino di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, che ha auspicato dialogo con la giunta romana, e poi il sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, che invece ritiene indegno non riuscire a parlare con la sindaca oppure con un assessore. Durante il sit-in di questa mattina, che si è tenuto proprio davanti alla stazione Tibus, il Consiglio Comunale dell'Aquila si è riunito in maniera simbolica. Per il vice sindaco Guido Liris non può essere permesso al sindaco di Roma di ferire nuovamente il nostro territorio. Contrari allo spostamento del terminal bus anche le confederazioni regionali di CGIL, CISL e UIL, che hanno appoggiato la manifestazione di protesta di questa mattina. Secondo i segretari generali Sandro Del Fattore, Leo Malandra e Michele Lombardo, un provvedimento come quello messo in campo dalla giunta Raggi andrebbe ancora una volta a penalizzare pesantemente i cittadini abruzzesi e nello specifico coloro che intendono o debbano necessariamente avvalersi della mobilità collettiva per trasferirsi verso la capitale. Il provvedimento, che sia definitivo o temporaneo, continuano le confederazioni regionali di CGIL, CISL e UIL, andrà inevitabilmente a peggiorare le condizioni di migliaia di pendolari, aggravando i disagi che si stanno subendo rispetto alla messa in sicurezza delle autostrade A24 ed A25. Cambiamo argomento adesso, perché nella manovra economica del governo in discussione in questi giorni in Parlamento non vi è alcuna disposizione normativa che riguardi il settore delle concessioni balneari. Al Senato sono stati presentati 22 emendamenti da approvare entro il 22 dicembre prossimo per salvare le concessioni. Vediamo. Salvaguardia delle imprese balneari, dalle parole ai fatti. Il titolo del convegno organizzato dalle associazioni di categoria dei balneatori SIB Commercio Abruzzo e FIBA Confesercenti Abruzzo. Obiettivo dell'incontro è sensibilizzare il governo e il Parlamento per una proposta di legge che escluda le concessioni demaniali dall'applicazione della direttiva Bolkestein o comunque a disciplinare la materia nella manovra di bilancio. Questi 22 emendamenti, 21 dei quali suggeriti anche da noi del SIB Commercio, riguardano l'annullamento delle concessioni demaniali, il riconoscimento della proprietà d'impresa, una riduzione della pressione fiscale, anche la sdemanializzazione delle aree che hanno perso le caratteristiche della demanialità. Sono tutte questioni note, ben note, stranote alla politica da anni. Noi diciamo che bisogna passare dalle parole ai fatti, che non c'è più tempo da perdere. La finanziaria costituisce l'occasione per affrontare e risolvere queste questioni. Noi siamo stanchi dopo 10 anni di attesa e il nulla. Chiediamo che ci sia al più presto una legge di riordino che dia certezze ai nostri investimenti, certezza alla nostra professionalità, certezza al nostro futuro. La speranza è che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ci siano delle novità importanti, altrimenti è veramente tardi. Noi non chiediamo una proroga all'infinito, chiediamo il giusto tempo per rientrare negli investimenti che dobbiamo approntare. Alle mie spalle vedete
il manifesto, questi sono lidi che hanno subito notevoli danni. Su questo contesto, come noi lo affrontiamo? Come ci presentiamo alle banche quando noi abbiamo il titolo che ci scade nel 2020? Io come assessorato al turismo ho creato questa legge da 77 che per finanziare investimenti anche sugli stabilimenti balneari. Io credo che io mi accontento di una lettera di intenti, perché sono convinto che alla fine il governo, spinto dalle regioni, dovrà risolvere assolutamente questo problema della Bolkestein, che per noi italiani è veramente un'offesa grande, anche perché l'Italia è una nazione che ha coste in quasi tutto il territorio. Noi siamo una penisola, abbiamo due isole e non è possibile sottostare una spada di Damocle così. Insomma, sulla questione è arrivato il tempo che si parli solo con la voce dei fatti. Controlli fitti dei carabinieri dell'Aquila dopo la morte di un uomo per overdose ritrovato nel progetto Case di Paganica. Il fratello era stato trovato morto tempo fa in centro storico in avanzato stato di decomposizione. Daniela Rosone. Le indagini dei carabinieri proseguono a tutto tondo per fare piena luce sulla vicenda della morte di un aquilano, Maurizio Cerroni, di 54 anni, trovato nel suo appartamento nel progetto Case di Paganica, morto per overdose, anche se l'autopsia farà piena luce sulle cause del decesso. Gli investigatori hanno parlato subito comunque di questa ipotesi. Una fine tragica, quella dell'uomo, che arriva a poca distanza da quella del fratello Alberto, 57 anni, che come si ricorderà era stato trovato in stato di decomposizione all'interno dell'ex clinica universitaria dell'Aquila su Viale Duca degli Abruzzi dalla Polizia Municipale, allertata da alcuni cittadini che avevano sentito un cattivo odore. Anche in questo caso si parlò subito di droga, per cui le indagini dei carabinieri si concentrano sul mondo degli stupefacenti. Nell'appartamento c'era un uomo che non risulta al momento indagato e che aveva trascorso la serata con Cerroni, probabilmente per consumare droga. È stato lui ad allertare il 118, che poi ha chiamato i carabinieri, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. L'uomo trovato con Cerroni risulta invece indagato, ironia della sorte, in un altro episodio, in un'altra morte, quella di un giovane aquilano di soli 25 anni, Alessandro Lega. Le indagini dei militari si concentrano ora ovviamente sul giro di stupefacenti presente in città per vedere se c'è in giro una partita di droga tagliata male. L'attività di controllo è fittissima per quel che riguarda i servizi antidroga. Nei giorni scorsi c'è stato anche un arresto. Ci spostiamo a Teramo adesso, perché nella graduatoria nazionale stilata dalla Fondazione Agnelli, il liceo scientifico Einstein di Teramo è la migliore scuola d'Abruzzo. Si tratta di una classifica che si basa sul rendimento universitario degli studenti al primo anno di Ateneo. Tania Bonnici Castelli. Il liceo scientifico Einstein di Teramo è il migliore in Abruzzo. Lo sostiene la Fondazione Gianni Agnelli, che ha posizionato la scuola teramana al primo posto della graduatoria nazionale dell'endoscopio. La classifica si basa sulle performance universitarie dei diplomati, che valutano il numero di esami effettuati e la media dei voti conseguiti nel primo anno di Ateneo. Soddisfatta la preside Clara Moschella, orgogliosi professori e studenti, ma qual è il segreto di questo successo? Il nostro segreto è l'impegno, la cura, la premura educativa per ciascun ragazzo e soprattutto l'amore per il sapere che i docenti di questa scuola hanno dimostrato nel corso degli anni. Questi ragazzi cosa sanno più degli altri? Questi ragazzi non sanno più degli altri. Chi studia in questo liceo affina le capacità logiche e le capacità argomentative, grazie ad un connubio forte tra le discipline scientifiche e le discipline umanistiche, perché qui si studia molto bene anche l'italiano, la filosofia e si lavora prevalentemente sul metodo di studio, quindi sulla capacità metacognitiva, sulla riflessione, sulla conoscenza. La classifica abruzzese, che vede al primo posto l'Einstein di Teramo, riapre la vecchia diatriba sul dubbio che ogni anno attanaglia gli studenti di terza media e le loro famiglie. È meglio il liceo scientifico o è meglio il liceo classico? Sicuramente entrambi. Il successo di una scuola si basa sul non mollare mai lo studente e portarlo a dare il meglio di sé. Io penso che il ragazzo debba seguire le sue vocazioni. Quello che è importante è un orientamento continuo che parte fin dalla scuola primaria.
Il bambino deve essere abituato a riflettere su ciò che ha appreso. Io sono un insegnante di greco e credo fermamente nel valore, nella validità di questa lingua per lo sviluppo del pensiero complesso, non solo per un discorso relativo all'etimologia, per chi farà degli studi relativi alla medicina. Non è solo questo. La cultura greca è la cultura occidentale ed è importante. Come insegnante di greco mi sono ritrovata in un liceo scientifico e ho imparato tanto. Ho imparato tanto dai docenti e ho capito che la matematica è un'abilità e una competenza trasversale che aiuta in ogni ambito. Una manifestazione di protesta partita da Pagliare di Sassa contro il degrado delle frazioni promossa da diverse associazioni del territorio. Vediamo. Una manifestazione contro l'abbandono e il degrado delle frazioni partita da Pagliare di Sassa, dal progetto Case, per una passeggiata poi vera e propria attraverso i luoghi che almeno per Pagliare rappresentano lo stato dell'arte. A manifestare, raccogliendo l'invito di attivisti del posto, diverse associazioni nelle loro articolazioni locali come Frazioni Fraintese, Paesi Nostri, Italia Nostra, Slow Food, Lega Ambiente, Pro Natura, Rifiuti Zero Abruzzo, Circolo Coerenza, Case Matte 332, oltre il MUSP, l'associazione di Amiterno Mol, l'Osservatorio Nord-Ovest, Archeo Club e Proloco di Coppito. Diverse le problematiche che riguardano la frazione, evidenziate da Quirino Crosta di Frazioni Fraintese. Qui per esempio, oltre che della Sercom, abbiamo toccato altri 9 punti: la viabilità, la mancanza di depurazione con gli sversamenti diretti contro ogni norma di legge nel fiume, nel torrente Raio e nei boschi. È un problema sia di Sassa che delle frazioni alte, dei comuni limitrofi, Scoppito, Lugoli, Torni in parte, e l'abbandono dei cimiteri e alcuni che ci stanno molto a cuore, più piccoli, come ad esempio la scuola media di Sassa Scalo, per la quale noi come associazione abbiamo fatto una proposta al comune, un patto di collaborazione che è in attesa di risposta. E ancora appunto la viabilità che ha interessato un percorso di partecipazione tra il 2015 e il 2016, che è stata annessa al preliminare del nuovo piano regolatore. Sulla tavola 21 c'è il tracciato che è stato progettato da tutta la cittadinanza che ha partecipato a quegli incontri, le associazioni eccetera, è nel master plan del nuovo polo scolastico. Abbiamo la mancanza, qui manca la raccolta differenziata, quindi i rifiuti che dovrebbero essere smaltiti come nel resto del comune, qui invece vengono ancora gettati tutti insieme. Mancano le piazzole per la raccolta degli ingombranti, quindi il problema che si crea quando i cittadini incivili buttano materassi, ingombranti di ogni genere e anche rifiuti speciali dove non dovrebbero. L'obiettivo sarà portare poi questa manifestazione anche nelle altre frazioni. Uno dei problemi che di recente si è aggiunto è quello delle antenne poste davanti alla chiesa del XII secolo, sottoposta a vincolo paesaggistico dalla sovrintendenza. La passeggiata dei partecipanti è finita proprio sotto l'antenne. Tra l'altro la popolazione, si è formato un apposito comitato che ha raccolto anche oltre le 1500 firme, è preoccupata anche per i possibili rischi per la salute delle persone. Presenti anche diversi consiglieri alla manifestazione: Ferdinando Colantoni, Stefano Palumbo, Paolo Romano ed Elia Serpetti. Adesso parliamo di politica, perché Fabrizio Di Stefano, dopo aver atteso un confronto nel centrodestra, lancia la sua candidatura a governatore a capo del raggruppamento Civiche per l'Abruzzo. Nonostante il suo partito Forza Italia gli abbia chiesto di fare un passo indietro, l'ex parlamentare ha deciso di scendere in campo senza l'egida dei partiti ufficiali di centrodestra. Nonostante l'invito ad aspettare rivoltogli da Nazario Pagano, coordinatore di Forza Italia in Abruzzo, Fabrizio Di Stefano è andato per la sua strada e ha ufficializzato la sua candidatura per la corsa alle regionali del 2019. Era scritto in tutti i documenti sulla carta il mio programma. È chiaro che oggi io lancio ufficialmente quella candidatura su cui ho lavorato e costruito da qualche anno a questa parte. Il gruppo presentato da Di Stefano sotto il nome di Civiche per l'Abruzzo si compone di varie anime afferenti al centrodestra, ma anche di natura civica.
Penso che la stampa abbia notato in questi mesi la nostra attività, che parte con le civiche dal marzo scorso. Marzo scorso eravamo dentro l'Aurum con una serie di personaggi che sono ancora qui a fianco a noi e condividono questo progetto. Ci siamo allargati. Oggi il Civiche per l'Abruzzo racchiude 20 sigle civiche di tutti i territori abruzzesi che hanno condiviso questo sforzo, che abbiamo già presentato in tanti incontri, in tanti eventi e che continueremo, con cui continueremo a lavorare e con cui abbiamo lavorato in questi mesi. Di Stefano chiede rispetto al coordinatore Pagano, ribadendo comunque la volontà di restare all'interno del partito. Ho avuto un gradevole incontro sabato con il coordinatore Pagano, con cui, che hanno riportato anche le cronache dei giornali, con cui ci siamo confrontati in maniera assolutamente amicale, senza nessuna rottura, anzi in piena sintonia. Semplicemente oggi il tavolo, i romani hanno deciso che spetti non a Forza Italia, e giustamente il coordinatore Pagano, che nei giorni scorsi ha espresso sempre sui nostri giornali anche delle parole di apprezzamento, per cui ringrazio nella mia persona, deve rispettare, perché è uomo di partito. Ecco, lo stesso ruolo di partito che lo ha indotto a chiedermi di non fare questo messaggio di oggi. Io, che sono uomo di partito, nei partiti sono nato, però vengo dai partiti dove c'era l'ascolto del territorio e dove dopo aver ascoltato si prendevano le scelte. Quando questi strumenti non vengono utilizzati, è chiaro che anch'io mi sento libero di fare scelte diverse da quelle dei partiti. E adesso apriamo l'ampia pagina di sport, come ogni lunedì. Ovviamente partiamo dalla Serie B, perché ieri sera si è chiusa la 12ª giornata del campionato cadetto. Lo vediamo, era in programma Palermo-Pescara. Vediamo allora i risultati completi che erano maturati nei giorni scorsi. Ieri sera c'è stata per l'appunto la sconfitta 3-0 del Pescara a Palermo, che fa perdere proprio la vetta. Allora vediamo la classifica: fa perdere la vetta ai biancazzurri di Pillon, proprio a beneficio dei rosanero di Stellone, che salgono a quota 24 punti. Il Pescara resta a quota 22, sale al terzo posto la Salernitana a quota 20 punti. E allora si conferma un tabù: lo stadio Renzo Barbera, del big match tra prime della classe. Dunque il Delfino perde 3-0, risultato che ha assunto pesanti dimensioni, ma solo nel finale di gara. Primo tempo, i padroni di casa vanno in gol con Puskas, i biancazzurri non demeritano, restano in partita fino alla fine, ma creano poco in zona gol e negli ultimi minuti incassano le reti di Murawski e di Moreo. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti e le interviste ai due tecnici a fine gara. Barbera si conferma un campo avaro di soddisfazioni per il Pescara, che torna dalla Sicilia con la seconda sconfitta della stagione, la prima in trasferta, che costa anche il primo posto al Delfino, scavalcato proprio dai siciliani che sfruttano al meglio il doppio turno casalingo, conquistando l'intera posta al cospetto degli abruzzesi, puniti in maniera troppo severa nel punteggio, ma autori di una prestazione nel complesso con pochi acuti. Nella sfida di alta quota in terra siciliana, Pillon si affida quasi alla formazione tipo, con l'unica variante di Ciofani per Del Grosso, assenti Scalera, Capone, Cocco, Canute e Fornasier. I rosanero di Stellone scendono in campo con un 4-4-2 piuttosto offensivo e che si trasforma spesso in un 4-3-3, e con Puskas e Falletti dall'inizio. Panchina per l'ex pescarese Mazzotta. Circa 10.000 gli spettatori del Barbera nel match diretto da Marinelli di Tivoli, che fa osservare un minuto di raccoglimento prima del fischio d'inizio in memoria delle vittime siciliane del maltempo. Nelle prime battute di gara, equilibrio con le due squadre che fanno tanto possesso palla fino al 9 minuto, quando c'è un lancio millimetrico di Brignoli per Puskas, che supera Fiorillo in uscita con il destro dell'ex interista, che viene intercettato quasi sulla linea da Campagnaro. Prende fiducia la formazione di Stellone, che inizia a premere con una certa decisione. Al 16esimo Trajkovski fa gridare al gol i supporters siciliani con la sfera che sfiora il palo di sinistra della porta di Vincenzo Fiorillo. Al 20esimo arriva la risposta ospite con Macine, che chiama alla parata a terra Brignoli. Sono i padroni di casa a fare la gara, con il Delfino che cerca di agire in contropiede. Al 25esimo biancazzurri vicini al vantaggio con un missile di Campagnaro, che costringe il portiere palermitano al salvataggio in angolo. Gara ora
più equilibrata con Trajkovski ancora insidioso al 27esimo con un tiro fuori di poco. Passano 10 minuti e Puskas riceve palla al limite, entra in aria e tutto solo davanti a Fiorillo, non sbaglia per il gol dell'1-0 per il Palermo. Fanno festa i tifosi di casa con il Pescara che probabilmente paga a caro prezzo un errore di valutazione. Gara in salita con il Delfino che rischia poi di subire al 40esimo il raddoppio con l'incornata sotto misura di Bellucci che mette però a lato. Sotto di un gol la formazione abruzzese cerca di reagire, ma fino al 45esimo non accade più nulla. Nella ripresa si riprende senza sostituzioni, l'avvio vede i siciliani molto aggressivi ed il Pescara piuttosto timoroso, ma che va alla conclusione centrale al settimo con Ledian Memushai, più insidioso all'11esimo il tiro di Aiello per i padroni di casa con la sfera che termina alta. Pilon cambia al 15esimo con Monachello che prende il posto di un Antonucci opaco e con Mancuso che si sposta sulla fascia. Gli ospiti premono ma la difesa isolana ha spesso la meglio. Al 20esimo arriva anche il turno di Del Sole, l'eroe della gara con il Lecce, e con Mancuso che poi al 21esimo davanti a Brignoli manca clamorosamente l'aggancio del pallone, con Fiorillo che va poi a salvare dalla parte opposta al 21esimo in maniera miracolosa su una conclusione ravvicinatissima di Trajkovski. Le due squadre si allungano con Del Sole che ci prova al 24esimo prima del limite mandando il pallone però a lato. Spingono i biancazzurri con Stellone che si copre un po' con Muraschi in campo per Falletti. I ragazzi del presidente Sebastiani attaccano e rischiano anche in qualche occasione, provando poi nell'ultimo quarto d'ora a pareggiare la gara anche con l'ingresso in campo di Crecco per Ciofani. La spinta dei biancazzurri prosegue con il Palermo che poi sostituisce Puskas con l'ex Teramano Moreo. Al 38esimo si vede Monachello con un colpo di testa centrale che non crea problemi a Brignoli. Poi il finale amaro con il raddoppio al 41esimo di Muraschi ed il tris di Moreo al 43esimo per un 3-0, oltremodo severo per i biancazzurri che perdono così gara e primato in classifica. Mancata la stoccata finale. Sì, diciamo che la conclusione, perché le situazioni di gol ci sono state anche nel primo tempo, le occasioni le abbiamo avute solo che non le abbiamo sfruttate, è mancato l'ultimo passaggio, la conclusione in porta, la stoccata vincente come hanno fatto loro. L'unico rammarico è il primo gol che secondo me potevamo evitarlo, devo rivederlo bene perché non mi è piaciuto come l'abbiamo preso, però la squadra ha corso fino all'ultimo, ha lottato fino all'ultimo secondo, non ci siamo riusciti a eliminare la partita, ma nel secondo tempo li abbiamo messi nella loro metà campo fino al 40esimo, fino al momento del 2-1, del 2-0 abbiamo messi lì, abbiamo cercato in tutti i modi di fare gol, non ci siamo riusciti. Una buona prova nel secondo tempo, lei ha provato anche a cambiare qualcosa così come era accaduto con il Lecce e anche a Cosenza, la squadra ci ha provato fino alla fine, poi questi due gol nel finale ovviamente vi hanno messo in ginocchio. Sì, ma è chiaro, sul 2-0 come al 42esimo è chiaro che la squadra per tutto quello che ha prodotto poi ha visto fanificare tutto il lavoro fatto, perciò chiaramente il 3-0 è bugiardo perché per quello che si è visto in campo non è giusto. È stata una partita dove il Pescara sapevamo che poteva metterci in difficoltà sul palleggio perché hanno giocatori di grande qualità, una squadra che davanti ha attaccanti forti e che fino a oggi non aveva mai perso fuori casa, quindi abbiamo cercato di contrastarli il più possibile senza snaturarci più di tanto e abbiamo rischiato poco, siamo stati bravi nell'occasione del primo gol e siamo stati altrettanto bravi nel secondo tempo a chiuderci, loro hanno provato ad attaccare, di conseguenza attaccando in tanti uomini rischi poi di subire ripartenze come abbiamo fatto nell'occasione del secondo e del terzo gol, quindi è stata una partita dove il Pescara ha tenuto il pallino del gioco, il Pescara a livello di palleggio è stato superiore a noi siamo stati alla fine superiori non solo nel risultato ma a livello di conclusioni. Faccio comunque i complimenti al Pescara che è venuta qua a giocarsi la partita e a non snaturarsi e hanno fatto comunque un'ottima gara. Stellone, questa sera si sono affrontate al Barbera le prime due della classifica, il Palermo in testa secondo pronostico, il Pescara un po' meno, secondo lei che tra l'altro a Pescara è di casa, questa squadra potrà recitare un ruolo di primo piano, parlo del Pescara ovviamente fino al termine della stagione? Ma io penso che hanno tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo perché hanno giocatori di qualità, hanno un ottimo allenatore che ha già ottenuto grandi risultati nella sua carriera, ha vinto campionati, la società è una società seria, sana e penso che il Pescara si giochi fino alla fine insomma, la possibilità di arrivare in Serie A. Ieri
in Serie C in campo anche il Teramo per la giornata di campionato, di cui vediamo i risultati con l'ausilio anche qui della grafica. 2-2 al Bonolis contro l'Albino Leffe, ultima della classe, giornata che si concluderà questa sera con il posticipo tra Pordenone e Triestina. Con questo pareggio vediamo la classifica, il Teramo sale a quota 14 punti in classifica, meno uno dalla coppia formata da Sud Tirol e Monza. La Fermana si ferma sul campo del Rimini 2-0 aspettando il posticipo per l'appunto di questa sera, e dunque prestazione sottotono per il Diavolo che pareggia 2-2, biancorossi in vantaggio con De Grazia ma ripresi e sorpassati nel secondo tempo, rimedia Barbuti nel finale. Il riassunto della partita e le interviste ai due allenatori al termine della gara. Un pareggio che assomiglia tanto ad un pericolo scampato, quello che il Teramo trova al cospetto di un Albino Leffe a cui Alvini tirerà metaforicamente le orecchie a fine gara per non aver capitalizzato al meglio il vantaggio conseguito in una ripresa in cui i bergamaschi hanno giocato decisamente meglio. E dire che la partita dopo nemmeno 4 minuti si era messa sui binari migliori per il Teramo, con il doppio liscio Mondonico Gavazzi che spiana la strada al secondo centro in campionato di Lorenzo De Grazia, vero e proprio uomo gol di un Teramo che sfiora il raddoppio già al decimo minuto sull'asse Piccioni Ventola con la diagonale dell'esterno disinnescato da Koser. La novità negli ospiti è Sibilli davanti con Couco, ma soprattutto il recupero di Giorgione che non arriva a minuto 17 sull'invito del compagno di squadra. Ritmi non elevati nel primo tempo il Diavolo gestisce, ma nell'intervallo Alvini pesca la carta Gelli, cambia modulo passando ad un 3-4-1-2 che mette in difficoltà i padroni di casa, traditi al 53esimo forse da un colpo di mano di Piacentini molto dubbio proprio su Gelli, che per l'arbitro è meritevole della massima punizione. Couco dal dischetto spiazza Pacini, cambia l'inerzia di un match che gira totalmente a favore dei bergamaschi. Nemmeno 7 minuti la difesa biancorossa è pigra su un'azione nemmeno troppo pericolosa dell'Albino Leffe. Couco recupera un pallone che sembrava perso, il resto lo fa Sibilli con la conclusione vincente che permette il sorpasso dell'11 d'Albini. Maurizi nel frattempo aveva inserito Barbuti per Piccioni e la punta al 64esimo gira verso Koser, una traversone di Ventola, ma è Gelli l'uomo in più dell'Albino Leffe. Al 66esimo ci prova due volte nel corso di un'iniziativa che il Teramo non riesce mai a far concludere. Pacini, che sostituiva Lewandowski, si salva in bello stile mentre la girata volante di Agnello passa vicino al palo sinistro dell'estremo difensore di casa. Maurizi pesca allora anche Zecca, al 79esimo trova il gol del 2-2, il lancio di Proietti è calamitato da Fiordaliso che sfrutta il liscio di Gonzi, palla proprio per Zecca che allunga quel tanto che basta per l'intervento sotto misura di Barbuti, secondo centro anche per l'attaccante e parità ristabilita con 11 minuti ancora per provare a vincerla, ma è Nichetti, entrato al posto di Sibilli, a sfiorare il colpaccio con la sventola che scalda i guanti di Pacini. Finisce 2-2, per quello che si è visto tutto sommato al Teramo può stare bene così, un punto che fa dimenticare Fermo e apre la settimana che porta ad un altro scontro diretto contro la Virtus Verona. Lì sarà soddisfatto del pareggio, anche se il Teramo nel secondo tempo probabilmente non è piaciuto. Sì, nel senso che poi alla fine bisogna prenderci sempre quello che ci dobbiamo prendere. Io ho una mia teoria, certo, con l'età non è che si può cambiare, anzi credo che sia anche quella non la più giusta, perché non c'è niente di giusto e di sbagliato, ma credo che sia così, che è il mio modo di pensare, e che poi alla fine dobbiamo prenderci quello che ci dà il campo, e il campo ci ha dato questo pareggio che è frutto di tante opinioni, di tante situazioni da analizzare, tutti siamo bravi a analizzarle, anche io con i ragazzi dobbiamo analizzarle, con lo staff, però il risultato è questo, la partita è stata questa e il tabellone dice 2-2, vantaggio, svantaggio, rimonta, gol particolari, insomma questo qui è quello che dobbiamo analizzare, però pensiamo a lavorare e, come ho detto prima e ripeto, che noi, come ho detto anche in conferenza ieri, noi abbiamo l'esigenza di diventare squadra e questa esigenza dobbiamo farlo più in fretta possibile, perché essere squadra vuol dire tante cose. Ha parlato col presidente Campitelli? Sì, è venuto lì, sì. Che l'ha detto? Era soddisfatto? Ma il presidente è, oltre che il proprietario della squadra, è il primo tifoso, quindi come tutti i tifosi la vive con un'enfasi particolare, è da apprezzare anzi questo. E abbiamo fatto un secondo tempo fino al 33esimo, al gol preso, regalato, come quello del primo, e come il primo abbiamo visto una buona squadra, ma l'Albino Leffe, a parte due o tre partite che ha sbagliato, vi spesero, è questo.
però manchiamo in personalità e mentalità, perché oggi sul 2-1 dovevamo portarla a casa la vittoria. Questi sono punti pesanti ed è solamente colpa nostra. È arrabbiato? Moltissimo, perché venire qua col Teramo in buona condizione, stare in vantaggio 2-1, sbagliare due o tre volte, regalare il gol del secondo gol così, non puoi non essere arrabbiato. Due disattenzioni su entrambi i gol, probabilmente qualche difensore gli ha tirato le orecchie adesso negli spogliatoi. Non è che gli devo tirare le orecchie, i giocatori devono capire che per fare un percorso di crescita nella loro carriera, nella loro personalità, queste cose io non li processo l'errore assolutamente, cerchiamo di lavorarci per migliorarli e il calciatore attraverso questi errori può migliorarsi. Loro devono capire che errori come oggi devono servirgli per costruire qualche cosa di importante per il loro futuro. Scendiamo in Serie D adesso, perché dopo aver pareggiato il derby del Valle Anzuca, Francavilla e Notaresco sono pronte a scendere in campo, così come tutta la Serie D, nel turno infrasettimanale di dopodomani. Ascoltiamo il punto di vista del portiere rosso-blu del Notaresco Michele Monti e dall'attaccante del Francavilla Ezequiel Baregas, Ania Cantagalli. Primo pareggio stagionale, alla fine possiamo dire un pareggio giusto perché voi siete partiti molto bene, poi il Francavilla è riuscito un po' a replicare alla vostra pressione. Che mi dici di questa partita? Beh, finalmente è arrivato un pareggio, diciamo finalmente, perché comunque è sempre meglio un pareggio che una sconfitta. La partita si era messa a favore nostro inizialmente perché siamo riusciti a trovare il gol subito, poi purtroppo per un episodio, il rigore, sono riusciti a pareggiarla e diciamo che non hanno rubato nulla, però comunque c'è un po' di rammarico per l'episodio. È un punto che comunque vi conferma dalle posizioni alte di classifica, magari non sarà il vostro obiettivo, ma ormai siete una realtà del girone F. Assolutamente sì, sicuramente non erano gli obiettivi iniziali, però siamo contenti di quello che stiamo facendo, siamo fiduciosi, il mister ci sta aiutando tanto ad avere una serenità giusta nell'affrontare le partite, nel prepararle e poi in campo penso che si veda, e quindi adesso puntiamo a rimanere lì. Mercoledì si torna già in campo, avete un altro derby contro il Pineto che sta vivendo un buon momento, non sarà un'altra gara facile anche se avete dalla vostra il pubblico amico. Sicuramente non sarà una gara facile, però come abbiamo dimostrato fino adesso possiamo battercela con chiunque e quindi daremo il massimo e già pensiamo alla prossima. Sesto gol stagionale, vale il pareggio, alla fine è giusto? Sì, penso sia giusto il pareggio visto come è iniziata la partita. Il primo tempo abbiamo sofferto un po', magari anche condizionati da questo gol preso per primo e quindi siamo avuti un po' d'ansia al giocare, non ci venivano un po' le giocate, però penso che il secondo tempo abbiamo fatto un'ottima partita, siamo usciti fuori, abbiamo annullato tutte le loro giocate, secondo me un pareggio ci può stare. Quanto ti è mancato il campo in queste due gare di distanza? Tantissimo, tantissimo, si soffre tantissimo da fuori, però comunque i miei compagni ci hanno pensato loro e comunque abbiamo vinto una partita 4-0, un altro pari a Avezzano, quindi hanno fatto bene i ragazzi. Un Francavilla che sta facendo bene, che gioca bene, che obiettivi si pone? Francavilla che vuole dire la sua in questo campionato, sappiamo che ci sono squadre forti come San Nicolò, oggi abbiamo visto un ottimo rivale, ma se noi veniamo fuori come nel secondo tempo penso che ce la possiamo giocare con tutte. Mercoledì si torna in campo, non c'è un attimo di respiro, ovviamente l'obiettivo è continuare con la marcia positiva. Assolutamente, mercoledì c'è una bellissima partita da giocare contro la prima in classifica, quindi non vediamo l'ora di ritornare in campo. Questo era anche il nostro ultimo servizio e vi ricordo che tutti i nostri contributi sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossima edizione del TG6 alle ore 19. Per il momento io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.